Ciao, qui Eliprandi e stiamo per vedere la nuova collezione di Chikaboom, i Boomets di Naruto Wave 1, quindi è solamente la prima serie questa. Mi raccomando quindi tutti voi fan del manga di Masashi Kishimoto o dell'anime che ne hanno tratto, rizzate bene le orecchie. Ma prima di tutto iscrivetevi al nostro canale Bollino Blu Eliprandi, mettete un bel like che non costa nulla. Troverete un'infinità di contenuti sul nostro canale, ne stiamo caricando da più di 9 anni. Naruto Boomets Wave 1 di Chikaboom è una collezione di personaggini tratti dal mondo di Naruto. Sono colorati, dettagliati, ma sono anche parte di un gioco, quindi non sono solamente pupazzetti collezionabili. Infatti con ognuno di essi troviamo anche un dado speciale, tra poco li vedremo meglio. Sono venduti singolarmente in bustine a sorpresa, queste le trovate anche in edicola e non potete sapere chi c'è dentro. Oppure sul sito shop.chikaboom.com potete comprare bustine o anche i personaggini venduti nella scatoletta senza sorprese, sapete direttamente chi state comprando. 5,99€ per una bustina, mentre il prezzo di un personaggio singolo è di 8,99€. Sul sito shop.chikaboom.com potete anche preordinare in realtà la base di gioco per il gioco di società costituito da questi pupazzetti, il Naruto Boomets Brawl Game. E quando andate sul sito shop.chikaboom.com non dimenticate di utilizzare il codice Liprandi20, scritto tutto maiuscolo, lo leggete anche qui, per avere il 20% di sconto su tutti i prodotti a catalogo. Allora, se volete buttarvi sulla collezione delle miniature potete anche andare nei negozi di giocattoli, ma attenzione perché le scatolette vi fanno vedere chi c'è dentro, ma i personaggi rari si trovano solo nelle bustine. Ci sono 4 personaggi speciali, Glow in the Dark e poi la sexy Jutsu Superstar, il raro Minato Golden Silver e poi l'ultra raro Itachi Golden Silver. Questi li trovate solo nelle bustine. Adesso vediamo il giocattolino, ma voglio partire da quelli in scatola per tenere un po' di suspense. Chissà se troveremo i personaggi ultra rari nelle bustine. Allora, apriamo la scatoletta e il cartoncino, ma c'è una finestrella trasparente. E qui dentro chi troviamo? Il nostro Minato, già sappiamo qual è il personaggio. Vedete il dadino speciale incluso nella confezione? Allora, cosa troviamo qua dentro? Ci sono un po' di foglietti, ci saranno anche le regole del gioco Naruto Boomets. Tiriamo fuori tutto quanto, guardate, questo è il contenuto di una scatoletta. Questo è solamente il fondale da mettere dietro, ma open card più checklist. Adesso scopriremo quali sono i personaggi che fanno parte della collezione. Guardiamo la checklist per fare un po' di chiarezza. Ho contato in tutto 25 miniature diverse nella collezione, considerando anche le variazioni di colore. Questi sono quelli che troviamo nelle bustine, 3 speciali Glow in the Dark, poi c'è il Itachi Silver ultra raro, questo è Sexy Jutsu, poi c'è Minato Gold Superstar. Guardate, sono rarissimi, ce n'è uno ogni 480 pupazzetti. Poi ci sono quelli venduti in blister, la confezione che abbiamo appena aperto. Tra questi c'è lo speciale Naruto Glow in the Dark. Mentre qua dietro vediamo ancora i rarissimi personaggi Gold Naruto, Gaara e Kyuubi, ne esistono solamente 4000. E qua vediamo che nella confezione abbiamo una promo code 5€ di sconto facendo acquisti sul sito shop.chikaboom.com. Questo è il gioco da tavolo che potete preordinare, di cui vi ho parlato prima. E direi che se volete Kyuubi Gold, l'unico modo per procurarvelo è proprio preordinare il gioco da tavolo, perché è esclusivo per la scatola. E questa è la carta che abbiamo trovato con il nostro Minato, Naruto Boomets Wave 1. Qua dietro ci sono i suoi punteggi. Allora, mettiamola da parte e apriamo il personaggino, estraiamolo dalla sua prigione di plastica. Questo è il dadino speciale con 20 facce, eccolo qui. E questo è il nostro personaggino. Allora, è effettivamente ricco di dettagli anche nel colore, nella pittura. Tutti questi dettagli sulla giacchetta, questa scritta sulla schiena, quello metallizzato sulla fronte, insomma, i dettagli non mancano. Lui in gomma rigida. Un personaggino collezionabile, c'è un forellino qua sotto, forse potremmo utilizzarlo come punta per una matita, metterlo in cima, chi lo sa. Allora, mettiamolo qui perché dobbiamo adesso trovare tutti i suoi compagni. Apriamo anche Sasuke fuori dalla sua scatolina. Allora, voilà. Bene, prendiamo la sua carta.
Questa è la carta di Sasuke e questi sono i suoi punteggi. Mettiamoli a confronto. Benissimo. Qui, allora, Minato, Sasuke. Questo è il suo dado speciale, è ancora più bello dell'altro perché è in plastica blu trasparente, ha un bel effetto di luce, molto molto carino. Poi mettiamo da parte la checklist perché quella la conosciamo già e veniamo al personaggino. Eccolo qui, anche lui è dettagliato quanto quello che abbiamo visto prima con la sua decorazione sulla giacchetta. Allora mettiamolo accanto, vediamo che sono alti uguali in sostanza, ciò che cambia è la pettinatura, queste pettinature tipiche dei manga e degli anime. Voilà, anche lui ha un forellino sotto, quindi se abbiamo due matite hanno trovato tutte e due un cappuccio. Passiamo alle bustine, nel nostro assaggio ne abbiamo tre da aprire e incrociamo le dita, chissà se troveremo qualche personaggio raro, magari qualcuno di quelli che brillano al buio. Qui un coltellino, faccio la prima apertura, mi raccomando. Per utilizzare oggetti taglienti ci vuole sempre la supervisione di un adulto. Chi abbiamo trovato? Abbiamo Kakashi, eccolo qui, questa è la sua carta, quindi possiamo anche vedere i suoi punteggi. Qua possiamo vederli accanto a quelli degli altri. Ok, li mettiamo a posto, mettiamo qui la sua carta. E chissà, forse abbiamo beccato un personaggino che brilla al buio. Perché dico questo? Perché vedo questo bagliore disegnato qua intorno, non ne sono sicuro, lo scopriremo fra poco. E questo è il suo dado con un effetto glitterato carino. Questi dadi non so mai cosa farci, ma sono carini al tatto, sempre stati molto interessanti. Allora, bustina, apriamola, e questo è il nostro personaggino. Abbiamo il nostro Kakashi e confermo, lui è uno di quelli speciali glow in the dark, quindi tra un attimo lo vedremo brillare, prima cerchiamo di conoscerlo meglio. Eccolo qui, lo guardiamo tutto intorno, anche lui è ricco di dettagli. Ho abbassato le luci, stiamo per vedere come brilla al buio il nostro Kakashi Hatake. Spegniamo prima le lampade più grandi, conosciamo già la trafila, ok, poi spegniamo anche la seconda, non trovo più l'interruttore, chiaramente. Ok, e adesso abbiamo solo più la nostra lucetta speciale puntata sul personaggio, ma sta per spegnersi anche quella. Ed ecco, wow, come brilla! Illumina addirittura il nostro fondale blu. Molto molto carino questo effetto, bello. Con la prima bustina siamo stati fortunati, personaggino glow in the dark. Vediamo chi c'è nella seconda. La checklist la conosciamo, abbiamo Gaara, eccolo qui, mettiamolo un pochino davanti perché sta uscendo dall'inquadratura e lui dovrebbe essere un personaggino regolare, quindi non è un glow in the dark, non è un gold o un silver. Mettiamolo qui, questi sono i suoi punteggi se foste interessati. Allora, questo è il suo dado, il colore rosso con un effetto particolare, bello questo dadino. E adesso il nostro personaggino si trova a sua volta in una bustina. Eccolo qua. Il nostro Gaara. Allora, lo mettiamo accanto ad uno degli altri, poi faremo un'inquadratura complessiva, così vedremo parte della collezione in esposizione. Anche lui ha il suo forellino sotto i piedi. Benissimo, mettiamolo qui, ci rimane un'ultima bustina da aprire. Chi sarà? Da un lato uno spererebbe in un personaggio ultra raro, ma è pur vero che ancora ci manca Naruto, quindi forse sarebbe carino beccare anche un semplicissimo Naruto. Allora, prima estraiamo la carta e abbiamo Kyuubi, quindi niente Naruto per noi. Questi sono i suoi punteggi. Vediamo il dadino speciale di Kyuubi, è un giallo, eccolo qua. Allora, il carteggio già lo conosciamo, il nostro dadino giallo lo mettiamo qui ed adesso possiamo estrarre dalla bustina anche il personaggio. Voilà, molto carina, è la nostra volpe a sette code se non sbaglio. So che c'è qualcuno molto esperto di Naruto tra di voi, io non sono una di quelle persone e non sono molto informato. Ecco qui, ah, certo, sottoleggiamo questo
Copyright del 2002, interessante perché se non sbaglio è l'anno in cui fu prodotto il primo anime su Naruto, trasmesso poi in Italia nel 2006, se non sbaglio. Allora mettiamo anche il nostro Kyuubi vicino ad un altro personaggio, così ci facciamo un'idea delle proporzioni. Tutti radunati insieme qua il nostro assaggio della collezione Naruto Boomets Wave 1 di Chikaboom. Per gli appassionati di Naruto sono miniature dettagliate e colorate, collezionabili, ma anche parte di un gioco. Infatti ognuna di esse è accompagnata da un dado speciale e da una card con il punteggio. Possiamo comprarle in edicola, lì troveremo solamente le bustine a sorpresa al prezzo di 5,99 € l'una. Il vantaggio però è che i personaggi rari in generale li possiamo trovare solamente nelle bustine, se abbiamo fortuna, oppure nei negozi di giocattoli e sul sito shop.chikaboom.com troveremo le bustine, i personaggi in scatoletta con finestra, quindi senza rischio di doppioni. Le scatolette hanno prezzo di 8,99 € l'una. Possiamo preordinare la scatola del gioco da tavolo. Ricordiamo che se volete collezionarli con ogni pupazzetto trovate anche uno sconto di 5 € da usare sul sito, perciò insomma collezionarli diventerà un pochino più facile. Allora mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto beh ci dispiace ma ne faremo altri, non smetteremo. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, quanti strafaccioni ho preso parlando di Naruto, so che tra di voi ci sono gli esperti che si nascondono. Grazie a Chikaboom, grazie a voi e a presto, ciao! Thank you.